Operazione antidroga in centro storico nei giorni scorsi degli uomini del commissariato di Fano. Gli agenti, coordinati dal dirigente Stefano Seretti, hanno effettuato controlli mirati in alcuni punti sensibili della città, soprattutto in questi giorni di chiusura forzata degli esercizi commerciali. In particolare, proprio i movimenti sospetti di alcune persone nei paraggi di un negozio in piazza Veduti hanno attirato l'attenzione dei poliziotti. Una ragazza fanese è stata trovata in possesso di alcune dosi di stupefacente appena acquistate ed un coetaneo pesarese, già noto alle forze dell'ordine, anch'esso in possesso di dosi pronte per lo spaccio e 100 euro in contanti, è stato arrestato. In questi giorni sono state ben 112 le persone identificate anche con l'ausilio di unità cinofile. I controlli si sono estesi anche a diverse persone sottoposte a misure restrittive, sempre per reati legati alla droga. Una di queste è stata arrestata e denunciata per non aver attemperato proprio alle misure imposte per la sorveglianza speciale, disposte dal Tribunale di Viterbo, in quanto sorpreso dai poliziotti al di fuori del comune di Fano.